Sfida ad alti livelli al Palasport di Popoli, da paragonare alla recente finale di Coppa Italia che ha visto trionfare quel futsal celano che si è invece dovuto arrendere contro il Sulmona nella prima gara del girone di ritorno. E pensare che nei precedenti tre confronti di inizio stagione tra campionato e Coppa hanno sempre avuto la meglio i marsicani, ma questa volta a prevalere è stata la squadra di Fonte. La gara ha rispettato le attese della vigilia, regalando al pubblico spettacolo ed emozioni sino al termine. Il Sulmona, grazie ad una condizione eccellente sia atletica che mentale, sblocca subito il punteggio. Passano solo due minuti dal fischio d'inizio e dopo una serie di fraseggi tra Ginnetti ed Omar Diuri, quest'ultimo al suo rientro quest'oggi batte di Terlizzi con un preciso diagonale. La partita viene giocata a buoni ritmi dalle due squadre e al quarto d'ora il celano pareggia al termine di un'azione che vede protagonista il trio argentino Lautaro Biondi, Dustin Calvet, Enzo Normanno. Si porta al gol Normanno per il pari dei celanesi. Al 24esimo il Sulmona Futsal perviene al nuovo vantaggio, De Landrea anticipa Della Rocca e scambia con Ediuri che esegue l'assist per il brasiliano, il quale fissa il punteggio sul 2-1 che chiude il primo tempo. Nella ripresa parte deciso il Sulmona che dopo appena tre minuti colpisce il palo con Ediuri. Al settimo Ginnetti ferma falosamente Calvet e il giocatore sulmonese viene espulso per doppio giallo. Arriva poi il pari del futsal celano che fa girare bene la palla con Normanno, il quale, servito da Marianetti, batte degli esposti. Ma il pareggio dura poco perché il Sulmona si porta un'altra volta in vantaggio. Da un errore in fase difensiva degli ospiti, il pallone finisce a Junior che calcia a botta sicura e non c'è nulla da fare per Di Terlizzi. Il celano poi ottiene il pari, Calvet serve Marianetti ed entra in area ricevendo dal numero 8 la palla del 3-3. Al quarto d'ora, giocata da autore di Junior, che non si fa sorprendere da Calvet, si accentra e con un sinistro potente realizza la sua doppietta per il 4-3. Il Sulmona Futsal incrementa con Veneziale che, dopo una respinta di Della Rocca, calcia positivamente a rete. C'è poi spazio per Gianzante che attraversa tutto il campo, supera gli avversari e si dirige verso la porta di Di Terlizzi, siglando il 6-3. Con tre gol di vantaggio per il Sulmona, la partita non è assolutamente finita. Al 21esimo il celano impiega come portiere di movimento Normanno che ferma un'azione dei locali e segna di prepotenza. Al 25esimo, espulsione anche nei celanesi, Proietti commette fallo su Nunes Freire e per l'esperto giocatore marsicano scatta il cartellino rosso per doppia ammonizione. Negli ultimi minuti si registrano altre tre marcature, settima rete dei Peligni con Omar Diuri che, su assist di De Landrea, realizza la doppietta. Punteggio di 7-3 per il Sulmona, ma un minuto dopo uno scatenato Enzo Normanno segna il suo quarto gol personale. Ancora impiegato come portiere di movimento, l'italo-argentino con un sinistro di precisione trafigge degli esposti. Gli ospiti tentano il tutto per tutto e al 29esimo Lautaro Biondi trasforma con un preciso pallonetto. Sulmona sempre in vantaggio, ma ora con un solo gol di scarto, 7-6. All'ultimo secondo il futsal celano fallisce l'occasione che avrebbe permesso di pareggiare il match, ma Marianetti a portiere battuto spara alto. Vince il Sulmona Futsal, ma onore anche agli avversari che hanno dato il massimo fino alla fine. La squadra di Fonte centra il settimo risultato utile consecutivo, consolidando la seconda posizione in classifica al termine di un match, il più bello in assoluto al Palasport di Popoli, tra due grandi realtà di questo campionato. Benjamin Fonte, una vittoria troppo importante quest'oggi per il Sulmona Futsal per tante ragioni, perché era lo scontro diretto, perché il Sulmona affrontava i vincitori della Coppa Italia, quindi tante motivazioni alla vigilia che hanno portato ad una gara intensa e combattuta e vinta dal Sulmona Futsal. Sì, questo è il riassunto. È stata veramente una bella partita, penso, è stato un bello spettacolo venire oggi ad aver avuto il privilegio di allenare questi ragazzi. Per me è una cosa troppo grande. Oggi hanno dimostrato veramente
tutta la loro forza, di questo sono contento, mi hanno commosso. Faccio i complimenti enormi alla Futsal Cerano, oltre che per aver vinto la Coppa Italia, ma perché è una squadra che sono forti proprio, forti. La partita non è mai chiusa, anche quando stavamo tra sopra di 3 gol, comunque poi hanno cercato di riaprirla. E siamo stati bravi, abbiamo tenuto bene il campo, faccio i complimenti ai miei, complimenti a loro, che hanno degli stranieri che molto bravi, degli argentini molto molto bravi, ma anche gli italiani sono fortissimi. Quindi bene, sono contento. Sono molto contento. Fabio Cimini, gran bella partita quest'oggi, vinta dal Sulmona. Tanto rammarico da parte vostra per quell'azione clamorosa, sciupata proprio all'ultimo secondo. Sì, effettivamente ci è capitata l'occasione per poter quantomeno pareggiare questa partita, ma è stata una partita innanzitutto bellissima. La prima cosa che mi viene in mente è di fare i complimenti a questa squadra del Sulmona, che è veramente una squadra fortissima. È un piacere giocare questo tipo di partite contro avversari di questo valore e così ben organizzati e ben allenati. Quindi per il nostro percorso di crescita è stato un piacere, ovviamente il risultato molto meno, ma siamo contenti anche della nostra prestazione che ci fa crescere e ci dà comunque consapevolezza di quello che stiamo facendo. Dispiace del risultato, purtroppo fa parte dello sport. Bravura del Sulmona e anche fortuna quando il Celano all'ultimo secondo ha fallito quell'occasione. Sì, sì. Ma io non è che creda molto nella fortuna, io credo, siamo stati fortunati sì perché abbiamo vinto, ma l'abbiamo anche, penso che poi alla fine l'abbiamo anche meritata, la vittoria. Loro ci hanno battuto 3 volte di fila quest'anno e quindi per noi era molto importante vincere. Quando ci hanno battuto loro hanno meritato di vincere, come penso che oggi abbiamo meritato noi. Comunque complimenti a loro perché sono, ripeto, fortissimi. 7° risultato utile consecutivo del Sulmona. Benjamin Fonte, questo dato, questo numero significa qualcosa? Beh, significa che la squadra è viva, una squadra che vuole vincere, una squadra che combatte tutte le partite, che affronta notevoli sacrifici, di questo non abbiamo già parlato. Già dalla settimana prossima, per esempio, non abbiamo più il campo, neanche dove allenarci, e ci alleneremo. Vedremo dove. Ma è inutile tornarci su, perché è un capitolo chiuso a questo punto. Assolutamente, abbiamo acceso la luce, adesso gli altri vedranno di spegnerla, io non ho fatto il mio. A posto, così sono contento, soddisfatto del cammino che stiamo facendo. Bene, andiamo avanti, sono contento, veramente. Omar Ediuri ha aperto e chiuso le marcature del Sulmona Futsal per questa vittoria contro il Celano. Omar, un rientro alla grande per te dopo l'infortunio. Guarda, finalmente, perché è stato un periodo difficile, perché tra infortuni, quarantene e comunque la situazione complicata che si è creata, sono stato costretto a saltare parecchie partite e rientro dopo praticamente quasi 2 mesi dall'ultima partita ufficiale. Fortunatamente ci è andata bene, perché comunque nonostante abbiamo giocato bene a gran ritmo, all'ultimo loro si sono mangiati un gol abbastanza clamoroso, quindi alla fine tutto sommato è andata bene, salviamo la prestazione e anche il risultato a questo punto. Non ci siamo scordati che a inizio campionato e in Coppa loro ci hanno buttato fuori, abbiamo perso 3 partite su 3 con loro e quindi oggi le motivazioni non mancavano e quindi questa ci dà la spinta giusta per proseguire al meglio il campionato. È stato importante sbloccare subito il risultato con il tuo gol per mettere la partita sul giusto binario. Sì, sono felice per il gol, per la doppietta, perché come ti dicevo mancavo da parecchio tempo. I ragazzi nel frattempo hanno proseguito bene anche senza di me, fortunatamente. E ora niente, ora ci giochiamo questo campionato, perché non ci nascondiamo. Siamo lì e ci proveremo. Perché non crederci? Alla fine ce la giochiamo con tutte. L'abbiamo visto all'andata anche con i primi in classifica che abbiamo pareggiato, quindi non ci nascondiamo. Dopo i ritmi intensi della finale di Coppa Italia vi siete ripetuti con un gioco nel migliore dei modi quest'oggi, quindi tanta intensità, tanta determinazione anche in questa partita. Non è facile mantenere lo stesso ritmo, voi ci siete riusciti e quindi questo conferma le qualità del Futsal Celano.
Sì, siamo riusciti a mantenere il ritmo alto nonostante la partita di martedì, che era già stata abbastanza dispendiosa, ma questo grazie alla bontà della rosa che ho a disposizione e della disponibilità che i ragazzi mi danno, quindi ringrazio loro. Il piacere di un risultato su questo campo contro questi avversari sarebbe stato veramente tutto per loro e avrebbero raccolto quanto meritavano per quello che mettono durante la settimana costantemente. Ovviamente questa sconfitta non sminuisce le ambizioni del Futsal Celano, che punta ad ottenere un posto nei playoff, è vero? Sì, senza dubbio vogliamo entrare in questi playoff per poi potercela giocare, continuando in questo nostro percorso che dà i suoi frutti. Al di là del risultato, a livello della prestazione dobbiamo essere veramente soddisfatti e contenti. Ovviamente quello che conta è il risultato, quindi dovremo migliorare sotto quel punto di vista, perché abbiamo troppi punti persi per strada e le partite diminuiscono. È vero che è cominciato adesso il girone di ritorno, però la strada è sempre più corta verso la fine, quindi dobbiamo intensificare un pochettino la raccolta dei punti.